I nemici si ritirano, il cavallo viene portato dentro le mura della città. Durante la notte gli Achei escono dal suo ventre e così comincia la strage, l'incendio, la morte del re Priamo. Solo Enea, il padre Anchise e alcuni compagni riescono a salvarsi e salpano alla ricerca di una nuova patria. Vengono accolti dalla regina Didone, fondatrice di Cartagine, città nelle coste settentrionali dell'Africa. Grazie a Venere, madre di Enea e dea della bellezza e dell'amore, la regina Didone, appena rimasta vedova dal suo precedente matrimonio, si innamora di Enea. A causa della differenza d'età, questa coppia non è ben vista, ma la regina persiste e chiede ad Enea di raccontarle la fine di Troia. Il cavallo in legno o la macchina da guerra? Fu spacciata per un dono degli dei e fu usata dai Greci per conquistare la città. Il racconto comincia con la fuga e il loro sbarco in Tracia, da dove ripartono subito dopo. Avendo consultato l'oracolo di Delo, sbarcano a Creta, ma sono costretti a riprendere il mare a causa di una pestilenza. Sbarcano alle Strofadi, in Sicilia, dove si scontrano con le micidiali arpie, donne dalle zampe di gallina e le ali d'aquila, il tormento dell'umanità. Giunone fa un patto con Venere e, grazie alla regina degli dei, Enea e Didone si mettono insieme. Nonostante questo, Enea è costretto ad andarsene e Didone, disperata, si suicida, guardando le navi troiane andare via. Enea è dovuto fuggire, obbligato da Giove, il re degli dei, che era stato chiamato da Iarba, un pretendente della regina Didone. L'eroe si reca dalla Sibilla, la quale gli consiglia di scendere nell'oltretomba. Qui l'anima del padre, Anchise, gli mostra alcuni dei futuri re romani, fra cui Cesare e Augusto. In seguito, egli riparte la volta di Gaeta. Giunto alle foci del Tevere, Enea risale il fiume fino a Laurento, dove Latino, re del Lazio, lo accoglie amichevolmente, concedendogli di fondare una città e promettendogli in sposa la figlia Lavinia. La mano della figlia del re era stata già precedentemente promessa al principe Turno, il quale si fomenta contro i troiani e per questo motivo scoppia la guerra. Enea, disperato, riceve aiuto da Evandro e dagli Etruschi, mentre la madre Venere gli dà un'armatura forgiata dal dio Vulcano. I troiani, in grande difficoltà, a causa dell'assenza di Enea, loro re, mandano Euriole e Niso, due giovani volontari, a cercare il loro re. Dopo varie battaglie e altri scontri, comincia la battaglia finale. Si scontrano troiani e rutuli, ma soprattutto Enea e Turno.